Dining in the City e cenando con le stelle, ne abbiamo una che non ha partecipato alla presentazione, però è dall'altra parte della barricata e abbiamo quindi la signora Sara Squarzoni del ristorante Casa degli Spiriti. Ecco qua, con lo chef. Lo chef Paolo Cappuccio della Casa degli Spiriti. Anche l'occhio vuole la sua parte, come vedete, insomma, lo chef. Finalmente lo facciamo vedere perché sta chiuso in cucina, solitamente, in questo posto magnifico dove molti chiaramente si soffermano più sul paesaggio, però anche in cucina, come dire, c'è una bella vista, dai. Assolutamente, una vista molto lei è d'accordo, lei è la titolare del ristorante, la signora della Casa degli Spiriti, e chiediamo, visto che poi è un'iniziativa più legata ai gestori del ristorante, lo chef chiaramente cucina e chiaramente se ci sono i clienti chiaramente lo fa molto volentieri per più persone. Quindi certo. Avete aderito Casa degli Spiriti? A Cene Stellate, sì, un'ottima iniziativa, molto interessante, soprattutto che aiuta anche a avvicinare il pubblico, magari spesso restio a venire a cena in ristoranti stellati per i prezzi troppo alti, quindi questa è un'opportunità molto interessante per farli avvicinare a noi. Sono timorosi, poi in realtà immagino che voi proponete amuse-bouche, certo. Tutte queste cosine che alla fine molto probabilmente se uno va a fare un conto magari spende più in pizzeria. Sì. Quindi avvicinare i clienti e fargli capire che poi in realtà non ve li mangiate, insomma, non è che li volete spennare. Assolutamente, ecco, li accogliamo, ecco. Diamo molta ospitalità. Ecco qua, e quindi questa iniziativa, come avete fatto a conoscere? È arrivata appunto una lettera di presentazione da questa iniziativa alla quale noi abbiamo aderito. Beh, ma avete già, come dire, prenotazioni online, sì, che arrivano? Sono già aperte da oggi. Ecco, no, ma anche di altro genere, durante l'anno, con altri magari che non sono Dining in the City, non no, so. No, ci sono altre iniziative, questa sicuramente è la prima di quest'anno e poi ce ne saranno altre durante la stagione 2014. Lo chef cosa ha voluto, oppure chi per lui, cosa proporrà quindi questo menù che va dal 21 al 30? Sì, abbiamo proposto una cucina mediterranea, quindi 5 portate. Che vedo come maggior protagonista appunto proprio gli ingredienti, il pesce di mare e di lago, e appunto il nostro obiettivo è quello di far conoscere al pubblico cosa significa mangiare un ristorante stellato, dall'aperitivo alla mousse bouche, al pre-dessert e al dessert, a un prezzo molto modico e quindi interessante per un approccio a questo tipo di ristorazione. E poi la Casa degli Spiriti va detto che è rinomato anche per la sua cantina, non solo la cucina stellata. Importante, molto importante, sì. Quindi ottimi vini, ad esempio cosa sarà, possiamo dire qualche piatto? Ma il piatto sì, allora per quanto riguarda i vini c'è il nostro sommelier patron che è Federico Quignola, che si occupa della cantina a 360 gradi ed è lui che seleziona il vino e gli abbinamenti al menù gourmet. Il menù gourmet invece prevede una giostra di baccalà, quindi quattro tipi di interpretazione del baccalà, poi prevederà un raviolo di mare, un secondo appunto a base di pesce di lago, un pre-dessert e un dessert. Per i vini qualcosa che possiamo... C'è un abbinamento di vino, una bollicina locale, che è una new entry di quest'anno, che è una produzione ad hoc per noi della zona. E siamo in Bardolino da voi? Bardolino, sì, in vicino a Bardolino. Che confina con... con la Garda, Bardolino, e noi siamo in tre comuni, quindi Costermano, San Zeno e Torre del Benaco. Quindi diciamo che la tenuta dell'acqua, esatto, dell'acqua, affaccia sul lago la sponda veronese, e quindi c'è, oltre a un bel panorama, una buona cucina, un'ottima cantina. Valpolicella confina con Bardolino, quindi esatto, ecco, quindi esatto, siete terra del vino. Ecco, siete su quella linea, quindi buone cose questa iniziativa per tante altre alla Casa degli Spiriti. Esatto, grazie a voi. Grazie.